in primo piano. Il 25 ottobre si è svolta la seduta straordinaria sull'operazione Torino Nuova Economia e le prospettive industriali dell'area dell'ex stabilimento Mirafiori, chiesta dall'opposizione e basata su tre ordini del giorno presentati rispettivamente da Eleonora Artesio, Federazione della Sinistra, Stefano Lepri, Partito Democratico e Andrea Buquicchio, Italia dei Valori. Gli ultimi due documenti sono stati ritirati, mentre nella votazione del primo è mancato il numero legale per volontà della maggioranza di non partecipare al voto. Ampio il dibattito con interventi di tutti i gruppi e dell'assessore allo sviluppo economico Massimo Giordano. Questo è il commento di Eleonora Artesio, Federazione della Sinistra, e Massimiliano Motta, Popolo della Libertà. Torino Nuova Economia è una società partecipata dalle istituzioni pubbliche e dalla Fiat. Aveva lo scopo di sostenere l'attività produttiva, in particolare a Mirafiori, di attirare nuove imprese, piccole e medie, di avviare la formazione. Fino a oggi si è realizzato soltanto l'intervento del Politecnico per l'alta formazione. Chiedevamo alla Giunta regionale di spiegare il rapporto tra le tanto dichiarate volontà politiche di sostenere il distretto dell'auto a Torino e l'attuale situazione di stallo di Torino Nuova Economia. Purtroppo non sono venute risposte. Oggi parliamo comunque di un argomento assolutamente annoso, che è la società TNE, una società che in questi ultimi anni ha comunque prodotto una perdita di circa 90 milioni di euro per la spesa pubblica. Non è una responsabilità di questa maggioranza, perché nasce nel 2005 e i bilanci sono certificati fino al 2010, quindi assolutamente della Giunta Bresso. Una società che nasce per l'indotto, per la creazione delle opportunità dell'indotto piemontese. Così non è stato. Ad oggi ci troviamo a registrare questo negativo, che comunque porterà delle considerazioni, quale anche quella di mettere in liquidazione la società.